siamo pronti per correre, questa è la nostra moto con la quale vi porterò a fare un giro. Ci vediamo sul circuito. Ciao, a presto. Ok ragazzi, non siamo in diretta perché non riesco a farla. Faccio un video e vi porto con me sul circuito. A tra poco, non mollate. Thank you.
ancora una volta il Berco. Ciao, è finita, mi si è rotta la leva del cambio. Ok, ciao ragazzi, ci troviamo a Bergamo, precisamente in Città Alta, dove sta succedendo un evento che si svolge ogni anno e si chiama Grand Prix delle Mura. Grand Prix delle Mura è una rievocazione storica di questo circuito storico, appunto, dove hanno corso i grandi come Nuvolari e che proprio oggi si rievoca con mezzi storici. Adesso, come sempre, vi porto a fare un giro veloce e cominciamo ad addentrarci passando dai paddock delle moto. Quindi questo più o meno l'ingresso e cominciamo con una carrellata veloce. Ci sono vari team che arrivano da tutta Italia, da tutta Europa possiamo dire, e questo qui, vabbè, lo conosciamo, è il nostro team PDF. Questi sono i mezzi che abbiamo, l'Aver da 750, Honda Foro K1, e questo è solo l'inizio, eh. Adesso vi farò vedere tutte queste chicche incredibili, fantastiche moto degli anni 30 che si rianimano per questo evento. Se siamo fortunati ne sentiremo anche qualcuna accesa. Questo qui è il motorino d'avviamento di parecchio. Questo è un evento che si rievoca ogni anno qui a Bergamo. Beh, domani sera ci sei? Domani sera la partita. Se riesci, lasciami anche. Vedo che stiamo entrando nella piazza vecchia qui di Città Alta a Bergamo, dove ci sono le auto e ci sono dei pezzi unici, introvabili, valore inestimabile. C'hai la voglia, l'amico tirato il dottore, guarda che lui sembra un po' che lui sono contento di farla con la macchina d'assistenza dietro, no?
del nostro palco di questa piazzetta che hanno voluto fare tanti uomini, un lungo palco, stanno facendo il cuore di quel trovano il suo volto. Trovo anche un parte di amici e sono contento di vedere un altro momento da volta a volta. Ciao. Non dico niente perché non c'è niente da dire se non che guardare, godere e osservare. Curiosità di questo posto disassato tra pilota e passeggero. Io vi faccio vedere anche l'interno. Pedaliera. Una roba davvero piccolissima. Guardate la curiosità. Anche questo disassamento tra il pilota e il passeggero. Questa volta, essendo una diretta, riusciamo a goderci un po' di più il video, sperando di non annoiarvi. Bisognerebbe soffermarsi un'ora a ogni macchina. Thank you.
ricordo che siamo qui a Bergamo, in Città Alta, città medievale, dove all'epoca si correva questo gran premio. Quindi vi faccio vedere. Poi se volete andate a ricercare sul web tutte le info possibili e immaginabili, anche questa. La particolarità di quest'auto, sempre col posto pilota e passeggero, ecco, seguiti qua si aveva questo specchietto qua. E la piazza qui è grandissima, fantastica, e continuiamo con la nostra carrellata sull'altro lato. Auto un po' più moderne, ma con il loro fascino, il loro valore. Un po' difficile passare in mezzo alla gente e riuscire a farvi vedere tutto. Noi facciamo questa nostra carrellatina un po' più rilassati stavolta. Non sono i proprietari delle macchine. Magari qualcuno riesce a riconoscere un'auto posseduta, magari anche dal proprio padre. Ah, questa no. Almeno le Porsche le riconosco. Una signora ha detto che almeno le Porsche le riconosce, le altre no. Andiamo a vedere questa Bugatti. Guardate che mezzi. Andiamo a leggere, c'è una dedica. Non penso sia un atto vandalico, eh. Qua si vede anche il motore. Quest'oggi, l'editore del 2019, la Java avrà mostrato un po'. Meraviglia. E ce la facciamo spiegare. Continuiamo il nostro giro, ragazzi. Io sono il presidente del Giornalismo d'Italia, quindi sono orgoglioso di aver portato qua. Andiamo qui all'auto di Diabolic. Io non parlo di Chiavo, anche in Bergamo, e le Chiavo sono vetture con una compilata che hanno molte prestazioni, sono sempre sotto 20 gradi, quindi sono stanno da dire, piacevoli, anche se scaldano un po', però è loro bello, diciamo così, di soffrire anche un po' per una bella macchina. Una bella macchina che pagare per il pubblico e non essendo ma perché come quelle di Antonio ce ne sono un po' di manifestazioni legata al filo della Java, un documento famoso, insomma, però fai conto che la Java ha anche un assoluto prestigio e ancora oggi nelle piste si prova a dire con le sue GT. Ma facciamo un passo indietro, quest'oggi voi cosa avete portato? Cominciamo in ordine cronologico. Abbiamo delle scappa 120, 55 e 58, che sono quelle due là davanti, una nera e una oro, veramente. Poi abbiamo una serie Jaguar E-Type, prima serie, seconda serie, terza serie, abbiamo anche un esemplare 12 cilindri. Mitica 600. E in patente anche il numero 51 di telaio, Abarth del 62. Con la targa svizzera. Dopo a nostra sinistra abbiamo invece gli scappa 50, anche le 60 e 65, che è un po' di
e la Prince. No, poi non lo cercavo, ma se però la vendiamo a sinistra, no? Ma c'è la Prince, la Jaguar, come tutte le marche inglesi, vendevano nel resto del mondo, quindi non si vendevano a sinistra, perché non lo so, il mio cazzo non è il comodo. Quindi non è utile entrarne con la 25, soprattutto in America, e poi ci sono appassionati che addirittura c'è un modello particolare, la compagnia della 23, si sottrae con la loro colonna di portare la guida di Cristo perché mi dà le colonne. Alla prossima. Burbu Bugia per la medaglia.it, con informazioni, comunque il 31 ne abbiamo, e al 15 e 16 giugno a Bellagio, quindi andiamo a vedere anche Villa d'Este, siamo in maggio con la Conicomo, andiamo a vedere anche il museo della Barca Lariana, dove possiamo vedere 400 barche di vita, tra cui anche delle gondole di Venezia, perché sono storie molto interessanti. A pochi chilometri da Bergamo, sul lago, quindi una nuova giornata per una bella gita, con il poco giallo da guardare. Assolutamente, grazie, e siamo in famiglia, grazie a voi. E grazie a tutti anche al giorno di Stato, e ora di salire il tuo ciao. Questa è una ragazza molto cattiva. È difficile farsi spazio tra la gente. Se andiamo a vedere l'interno di questa Dallara. Un curioso. Ciao. Ciao, bellissimo. Vuoi salutare i nostri amici di Neuro TV? Ciao, bellissimo. Ma è un attore del cinema. È un attore del cinema. No, è la maschera del cinema. Si trovano amici che disturbano la nostra ripresa. Ciao, ragazzi. Ciao, sei qua in moto? Siamo qua, siamo di là a correre con il team PDF. Sì? Se vi infilate di là... Adesso finisco questa cosa con gli amici di Neuro TV. Dentro la galleria? Sì, fino in fondo. Ci vediamo lì, ciao! Sì, dai, ci vediamo dopo. Succede anche questo, il bello della diretta. L'ho già sentita sta frase. Ok, non è finita, c'è ancora un pezzettino. Così vi faccio vedere anche un po' di Bergamo Alta, quindi ultimo sguardo a questa piazza. Di non arrivare auto, è arrivata un'altra Bugatti, dai che andiamo a rincorrerla, questa è azzurra, andiamo a vedere. Questa è il teatro sport. Diversa mascherata. Perfetto, era un po'
arrabbiate, no? No, io sono qua due gemelle. In realtà la particolarità della chiusura è che gli rubiamo l'interno. Okay. Ok, andiamo a vedere un altro pezzettino come promesso. Ancora il nostro amico Nebbia. Vi ricordo che tra l'altro oggi qui a Bergamo c'è la camminata dei ragazzi dell'Atalanta, dei tifosi. Sono in 16.000. Ok, adesso vi porto un pezzettino all'interno in Città Alta, che se mi piacerebbe farvela vedere tutta. Non poteva mancare il nostro artista di strada. Vi porto di qua perché ci sono le ultime, che poi non sono le ultime, ce ne sono ancora altre, però vi faccio vedere queste due auto. Quindi questa si riconosce perché è mitica Giulia dei Carabinieri. Poi questa che dovrebbe essere una Renault, no, Lancia. No, adesso, con gli occhiali adesso non sono. Gli occhiali non ci sono. L'altra serie da voi. L'altra serie da voi. Ah, ecco. Contazibico. Ok, ecco uno scorcio di Città Alta che vi consiglio di venire a visitare, eh? Davvero un borgo veramente molto molto bello. Facciamo così, dai, restate con me ancora un attimo, ritorniamo alla partenza, vi faccio vedere l'ultima carrellata. Beh, ce n'è ancora un pezzettino. Oggi mi posso dilungare un po' perché la diretta sembra tenga bene la connessione, almeno. Quindi usciamo da questa piazza, passiamo sotto il portico che purtroppo non mi ricordo qual è, anche se sono qui a Bergamo da ormai 6 anni. Bene,
nostro viaggio, quest'oggi qui in Piazza della Cittadella, ci porta ora. Piazza della Cittadella, suggerito dallo speaker. Quindi quella è la Piazza della Cittadella. Ecco qua l'ultima carrellata. Quindi ancora uno scorcio di Città Alta. Sto leggendo adesso il commento, sì, ti faccio vedere le macchine, scusami. Ovviamente non poteva mancare la Ferrari. Adesso facciamo prima la parte qui davanti, ma la gente è tantissima. È un po' difficile riuscire a infilarsi. Questo magari un milione e mezzo. Non dico questo. Mitica Corvette. Stingray del 66. Io sono andato una volta allo stadio. Vai Beppe. E giù c'è anche l'amico Ronnie con il suo Chevy. Perché volevamo una buona coppia e volevamo una durata della parte meccanica. È una macchina questa con la stessa meccanica, è 3 anni che sta girando quasi tutti i fine settimana tutta l'Europa. Carpiamo anche delle curiosità. Poi anche possa fare servizio e far mantenere. Se abbiamo problemi. È una macchina che pur essendo una macchina moderna è invitata a tutte le manifestazioni dell'Italia, a quelle importanti, sia in pista che in strada. Daniel.
qua lo scivi del nostro amico Ronny. Ciao ragazzo, number one. Allora facciamo così, aspetta anche questa bellissima lambretta, bravo, complimenti. Vediamo anche un po' il retro delle auto. Ragazzi, c'è veramente un sacco di gente quest'oggi. Il nostro Ferrari F40. Andiamo a sviziare il motore. C'è un po' di riflesso, ma se riuscite a intravederlo. Ciao! Fantastico ragazzi! Fiore dell'occhiello italiano! Sintonia da Dio! Posso? Sì, sì! No! Se ho provato che sono, anche se per caso quel cofano qua in carbonio, se si crede quel cofano qua, ho capito che la dovrei, però chi so, insomma. Ok, direi che siamo giunti alla fine, ragazzi. Ritorniamo. Questa qui è la safety car, eh? Quando poi correremo anche noi del team PDF, la safety car sarà davanti a tutti e non bisognerà superarla. Vi dico che la gara, nonostante tutto sia una rappresentazione, è più che avvincente. Quindi vi ricordo dove siamo. Siamo a Bergamo, in Città Alta. L'evento è il Gran Prix delle Mura, la rievocazione storica di questa gara incredibile, dove hanno corso i più grandi piloti d'Italia e del mondo, su questo circuito, il più antico d'Italia medievale. Quindi noi ritorniamo al punto di partenza. Eccoci qua, tornati al box del PDF. Vi salutiamo e ci vediamo alla prossima. Ciao!